Signor Castagnini, il digitale nella sanità un ruolo sempre più importante, un ruolo sempre più fondamentale e voi ne siete, diciamo, il portabandiera in Liguria. Questo lo spero e facciamo di tutto per esserlo. Sicuramente quello che io noto è una grandissima sensibilità di tutto l'ambiente sanitario, e non dico della Presidenza perché lo è sempre stato e ha sempre spinto tantissimo in questi anni, trasformando veramente all'avanguardia nella transizione digitale, portandola a Liguria, ma anche proprio negli ambienti medici, negli ambienti sanitari. L'importanza è stata colta, abbiamo già ottenuto delle belle vittorie a livello di ministeri, a livello di PNR, come oggi vedremo, credo che sarà uno dei temi di oggi, ma fra poco usciremo fuori proprio con la strategia digitale, penso fra fine giugno e inizio di luglio, proprio con tutti i progetti in dettaglio. Spero anche di avere il primo canale che li diffonde per i cittadini, perché ci saranno delle novità molto molto importanti che saranno tutte annunciate a breve. Ecco, in attesa del dettaglio, qual è lo sguardo d'insieme? Rendere più razionale, più efficace, più immediata la risposta sanitaria? Beh, ci sono aspetti infrastrutturali importanti, fra cui quello anche, per esempio, fra gli investimenti già approvati all'interno del PNR che abbiamo inviato a Roma un mese fa, c'è per esempio quello di avere dei sistemi di disaster recovery per tutta la Regione Liguria per mettere in sicurezza. Via via che si aumenta l'importanza strategica e fondamentalità della parte digitale, e più bisogna anche essere attenti a cosa succede. Fra l'altro adesso siamo in un periodo, come voi avete ben illustrata, di attacchi di tutti i tipi, dai delinquenti alle nazioni che vanno a guerra, quindi avere un sistema di disaster recovery è importante. Poi parliamo di un aspetto molto importante applicativo, e l'altra cosa molto molto importante è proprio facilitare il cittadino nelle sue interazioni con la sanità in maniera più dinamica, più veloce, più semplice, più trasparente.